Buongiorno, sono Rodolfo Biancorosso, il direttore della rivista italiana Aviazione Sportiva. Ci troviamo qui all'aeroporto dell'Urbe per la cerimonia di consegna a Monsignor Ambongo del primo aereo leggero destinato a essere inviato in Congo per gli spostamenti della diocesi, un aereo che è dotato di galleggianti e ruote, quindi è in grado di decollare e atterrare sull'acqua, sui corsi d'acqua oppure su piste regolari. È il primo tassello di un'operazione che prevede di dotare l'intera diocesi e il Congo di una flotta di velivoli leggeri che diano possibilità ai missionari e perché no anche agli operatori locali di potersi muovere in un terreno difficile con grande facilità e con tempi ridotti, ma soprattutto con costi molto contenuti. La première fois que je volais, c'était un peu difficile, mais la deuxième fois, je me suis saisi, et puis la troisième fois, et je me suis habitué. Mais ça va, ça va. Maintenant, ça me plaît beaucoup à voler, 3 heures en l'air, 4 heures, 6 heures. Je peux faire 600 km par jour, je ne suis pas fatigué, je vais bien, et ça va. Perché segue la logistica della diocesi, sotto il suo controllo stanno 4 jeep, 4 camion, giovani meccanici e via di seguito. Allora, il vescovo lo ha sottratto dalle sue incombenze quotidiane e l'ha mandato a Roma. Signori, questo da il 12 gennaio ad oggi vola e vola da solo. Non parlavo italiano, parla italiano. È una giornata importante per me, 50 anni di età e 5 anni del Ministero Episcopale. Voglio proprio ringraziare Dio per tutti questi doni e poi ringraziare tutti gli amici che mi danno la mano per poter lavorare in queste condizioni così difficili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mais aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je ne pouvais pas m'attendre à un meilleur cadeau que recevoir ce petit avion qui me facilitera dans mon apostolat comme évêque de Bukungu Ikela. Mais la grande difficulté du diocèse de Bukungu Ikela, c'est d'abord le problème de transport. Je suis dans un diocèse complètement isolé. Et pour passer d'une paroisse à l'autre, ça me demande énormément de temps parce qu'il n'y a pas de route dans ce diocèse-là. Et avoir ce petit avion, pour moi, ça résout la première difficulté que je considère comme la difficulté majeure du diocèse, le problème des transports. Et ça peut me permettre d'être maintenant beaucoup plus efficace dans mon diocèse. Oh,